potuto fare di più. Il ministro della difesa Guerini in Iraq per una visita ai nostri militari. Lo ha intervistato per noi Sebastiano Sterpa. Allora, ministro, missione Iraq, qui in Kuwait c'è la nostra base logistica, poi Baghdad, ed Erbil e le truppe sul terreno. Sì, è una missione importante, contribuiamo con i nostri soldati all'operazione della coalizione internazionale che è finalizzata a combattere Daesh e a stabilizzare l'Iraq. Lo facciamo con la competenza e professionalità dei nostri soldati che ci ha riconosciuta e di cui dobbiamo essere orgogliosi. Senta, cosa vuol dire combattere il terrorismo? Sopravvissuti vengano trovati, prima aveva ricevuto una richiesta di aiuto sulla stabilizzazione dell'Iraq, che è fondamentale per poter appunto non costruire le condizioni favorevoli alla ripresa del terrorismo, e poi contrastare Daesh, che è sconfitta come entità statuale ma non è ancora sconfitta dal punto di vista della sua potenzialità terroristica. Quindi impegno anche non solo in missioni di addestramento, diciamo. La nostra attività qua è attività di addestramento, di consulenza e anche di accompagnamento, quindi un'attività che si svolge dentro il mandato parlamentare e dentro il lavoro che fa la coalizione, ma l'attività varia. Lei pensa che il nostro esercito sia un esercito moderno, vorrebbe cambiare qualcosa? Beh, un esercito moderno dal punto di vista della professionalità delle nostre forze armate, che hanno competenze e capacità che sono riconosciute a livello mondiale, dove sono chiamati ad operare. Dopodiché, per ammodernare sempre di più la nostra forza armata, c'è l'esigenza di lavorare sugli investimenti, sullo strumento dei militari, e quello che stiamo facendo. Lei ha un'idea? Cosa vorrebbe fare? Beh, bisogna far crescere la cultura della difesa del nostro paese. L'investimento in difesa è un investimento sulla sovranità nazionale, è un investimento su un settore che porta vantaggio tecnologico ed è un investimento su un settore che porta capacità industriale.